Anglicani e cattolici preoccupati per la situazione dei cristiani in Terra Santa. Nella conferenza di Londra appena conclusa, l'arcivescovo Rowan lancia un appello per la Terra Santa. Per questo è stato invitato anche il patriarca di Gerusalemme, Monsignor Fuad Tual, a testimonianza degli ottimi rapporti che caratterizzano già da tempo le due confessioni. È stato bello vedere le due chiese in un senso ecumenico mettersi insieme, perché ormai il destino nostro è il destino di tutti. È bello che si mettono insieme e mettere insieme anche gli sforzi, anche gli aiuti, anche la preoccupazione per arrivare a una soluzione. Preoccupazioni date dai recenti cambiamenti in tutto il mondo arabo, a cui tuttavia la conferenza londinese ha guardato con ottimismo. È importante che in tutti questi fatti, continua il patriarca, non si perda mai di vista la dignità della persona in una graduale trasformazione che toccherà, prima o poi, tutto il mondo arabo. Che io spero che sia primavera e non autunno, con tutto secco, tutti gli alberi che cadono. No, vogliamo che sia una primavera. È venuta questa primavera con la preoccupazione di quello che viene dopo. E abbiamo augurato la libertà, la democrazia, la dignità. E libertà e dignità ci tocca ogni giorno che viviamo nella situazione. E mentre dura l'occupazione militare di Israele in questi territori, possiamo parlare sempre di libertà e dignità della persona umana. E ho detto nel mio intervento che questa primavera araba, questa manifestazione, questo desiderio di cambio arriverà o lentamente o rapido, arriverà pacificamente o con violenza, ma arriverà, e nessun regime arabo è immune, neanche Israele è immune. Questa primavera è un'iniziativa che ci invita a pensare, a prevenire, a prendere il necessario per poter assicurare questa dignità, questa democrazia, questa libertà di movimento, di religione a tutti gli abitanti, che siano ebrei, musulmani, cristiani. Tutti quanti abbiamo bisogno di pace, tutti quanti abbiamo bisogno di sicurezza, ciascuno deve fare quello che deve fare, la verità. E proprio in questo momento è chiesto ai cristiani di essere uniti per attraversare questo delicato momento di transizione e collaborare perché trionfi la pace. Il fatto di essere insieme alla conferenza da Londra non è altro che la realizzazione di questo spirito di ecumenismo, di unità, di riunione, anzi al contrario, è andato bene.